il milione di visitatori che ci proponiamo di raggiungere, ormai speriamo già nel 2009, essendo arrivati a oltre 800.000 adesso, credo possa crescere nel tempo proprio in rapporto a questi usi multipli, non solo espositivi. Non pensiamo di moltiplicare decine di mostre, ma sempre ogni volta una cosa molto importante e poi tante altre opportunità dentro la Venaria, nella città che ha spazi molto belli, nella Mandria che è il vero oggetto futuro da valorizzare. I dati complessivi emersi nella conferenza stampa in sala giunta regionale in occasione del primo anniversario di apertura al pubblico della Reggia di Venaria sono molto soddisfacenti. La Venaria Reale ha ospitato nel suo primo anno di apertura 794.263 visitatori. Il totale complessivo, con gli eventi e spettacoli ospitati e i 3 mesi di apertura dei soli giardini, è di 932.619 presenze. Gli incassi totali sono di circa 7 milioni di euro. Il primo obiettivo è arrivare al milione di visitatori. Secondo obiettivo, promuovere internazionalmente Venaria, perché oggi ci sono molti visitatori piemontesi e italiani, ma ancora non abbastanza stranieri. Terzo obiettivo, aumentare l'accoglienza, perché i giardini e l'insieme del Parco della Mandria possono essere un luogo dove si spende piacevolmente un'intera giornata, al di là del percorso di visita della Reggia. La Reggia di Venaria è un meraviglioso scenario che dopo un anno dall'apertura ha avuto quasi 1 milione di presenze, ha detto la Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, commentando i dati emersi dai progetti di rilevazione e dalle ricerche. In occasione di questo primo anniversario, domenica 12 ottobre, il pubblico della Reggia troverà molti spettacoli compresi nel biglietto d'ingresso. La festa per l'anniversario a corte, ha spiegato la Presidente Bresso, sarà una festa di popolo, una giornata ricca di spettacoli, musica, teatro, per far partecipare tutti, a cominciare dagli abitanti del comune di Venaria, che spesso subiscono i disagi dell'afflusso turistico. Per poter cogliere tutte le opportunità che questo momento magico sta comportando, ha aggiunto il sindaco di Venaria Reale Nicola Pollari, la città di Venaria è impegnata al massimo sia sul fronte del miglioramento infrastrutturale sia su quello dei servizi. È successo in una situazione come quella della Reggia, è da conquistare ogni giorno, perché è l'effetto novità, è l'effetto sorpresa, è l'effetto creatività, è l'effetto di innovazione che potrà continuare a darci il milione di visitatori che abbiamo sfiorato nel primo anno di apertura. Per questo la città deve dare il suo contributo. Naturalmente ci ricordiamo che la città non ha contributi speciali, quindi deve fare un'attività straordinaria con le risorse ordinarie, le risorse di personale, le risorse economiche. Dobbiamo gestirle così bene che dobbiamo trovare il modo di accompagnare lo sviluppo della Reggia anche con le poche risorse ordinarie che la città ha e che deve spendere già per mantenersi, diciamo, le sue realtà, dalla scuola agli asili all'assistenza. Però noi pensiamo che il sentimento di successo che il primo anno ci ha dato ci consente di superare anche queste difficoltà, quindi viabilità, quindi recupero del centro storico, delle aree demaniali, quindi nuovo lavoro legato ai mestieri che possono nascere intorno alla Reggia, penso ai mestieri non solo quelli della ristorazione, dei bar, ma anche ai mestieri dell'innovazione culturale, anche dei mestieri della comunicazione, e quindi questo è il nostro programma di lavoro per i prossimi anni. È stato annunciato un piano di riqualificazione urbano, in cosa consiste? Il piano di riqualificazione urbano, nel senso che cercheremo di mettere risorse per incentivare il recupero delle facciate su via Mensa, cercheremo di concordare col demanio l'utilizzo di questi beni immobili demaniali inutilizzati che sono nel centro storico, cercheremo di recuperare, di ottenere risorse per recuperare per esempio la chiesa di Santa Maria, per farne un punto del percorso turistico della città. Penseremo, visto che, diciamo, stiamo lavorando perché entro
entro l'anno si chiuda la vicenda del nuovo ospedale e di cominciare a recuperare anche il vecchio ospedale in funzione della ricettività e dell'accoglienza turistica, in modo che lì si creino nuove opportunità e tutto questo componga una riqualificazione urbana. In via Mensa ormai non ci si sta più nelle sere d'estate, bisogna pensare ad allargare quello che è successo in via Mensa anche ad altri punti della città, penso a Viale Buridani, penso ai Cortili, penso anche ad Altessano però, perché è un elemento importante sul quale stiamo puntando come riqualificazione della città. E poi, come dicevo, l'effetto Reggio si vede anche nel resto della città, pensiamo ai 3.500 spettatori in più che ha avuto il Concordia diciamo dall'anno precedente dall'apertura della Reggia all'anno in cui si è aperta la Reggia. Oggi, ad un anno di distanza, alcuni degli interventi principali sono stati completati e altri sono in corso di ultimazione. La soprintendenza ha proseguito nel processo di recupero della Reggia, garantendone la conservazione e conducendo diversi cantieri contemporaneamente. Nel corso dell'ultimo anno, ha sottolineato Francesco Pernice, soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte, si sono conclusi i lavori alle parti comuni del complesso, in particolare alla Corte d'Onore e agli altri cortili minori. Contestualmente a questi lavori è stata inaugurata la nuova Fontana del Cervo, emersa a seguito di scavi archeologici e riproposta come teatro d'acque al centro della Corte d'Onore. Sono ancora in corso i lavori di adeguamento dei piani alti della Reggia, che verranno adibiti ad uffici, biblioteche e teatro, e l'intervento sui giardini, la cui ultimazione è prevista per il prossimo anno. Sì, i risultati sono molto soddisfacenti, superiori alle previsioni, e questo è emozionante e di grande piacevolezza.